Eccoci qui, siamo a Trento, presso lo studio del dottor Pedrotti. Il dottor Pedrotti che lavora in chirurgia implantare, ovviamente, ma che ha già esperienze di chirurgia computerizzata. Sì. Se magari ci può parlare brevemente delle sue esperienze. Ho utilizzato vari sistemi di chirurgia computerizzata e peraltro uno dei quali mi conosco benissimo e li utilizzo ormai da qualche anno, ho trovato i sistemi molto validi e trovo che migliorino molto le possibilità che abbiamo di essere molto più confortevoli per il paziente. Hanno dei limiti, il limite forse più grosso è l'ingombro che c'è in bocca in alcuni casi con questi sistemi. E questa è la mia esperienza, diciamo che parte nel 2011 circa, con la chirurgia computerizzata, forse anche un po' prima. E a oggi utilizzo un po' tutti i sistemi più conosciuti, diciamo che li ho già utilizzati, non ne ho utilizzati uno solo. Per cui se devo vedere, ho visto Navident già dal 2014, ne sto un po' seguendo, ho saputo quando è arrivato in Europa, ma sta che noi ci conoscevamo già da prima e mi hai contattato per questo motivo. Senti, noi oggi abbiamo lavorato qui, adesso siamo nel tuo studio, nel tuo studio in due aspetti che sono legati alla costruzione di uno stent radiologico, certo, e anche un'esperienza di navigazione dinamica su un modello. Sulla base dell'attività di formazione che abbiamo fatto, qual è la tua esperienza, quali sono le tue impressioni e cosa puoi condividere con i tuoi colleghi che ci stanno vedendo? Certo. Allora, la prima cosa da dire è chi conosce il software di pianificazione per la chirurgia computerizzata è molto avvantaggiato nel capire velocemente il Navident, perché bene o male le funzioni sono quelle e gli step sono quelli. E abbiamo discusso un po' vedendo io questo sistema per la prima volta in maniera per poterlo toccare e abbiamo provato la simulazione del posizionamento della presa nella maniera corretta nei tre assi dello spazio e trovo che farlo su un modello è molto più difficile che poi farlo nel reale. Perché? Perché una volta che nel reale abbiamo l'appoggio avremo sicuramente molta più possibilità di guidarci anche rispetto alla nostra esperienza personale che non è su modello ma è su reale. E quindi le aspettative diciamo che sono legate a questa cosa. Ho visto che manovrando il sistema, tenendo il modello fermo, si capisce abbastanza velocemente qual è il movimento avanti, dietro, destra, sinistra che poi sta alla base della centratura della presa sulla linea di trillaggio del modulo del modello. Ecco, per quanto riguarda invece la costruzione dello stent radiologico, che è una fase critica, no? Tutto il costruzione. Lo stent radiologico, visto, che esperienza hai avuto? Io ho la fortuna di lavorare con materiali termoplastici, ce l'ho per una questione di, diciamo così, equilibrio funzionale del corpo, quindi lavorare un materiale termoplastico come lo stent non l'ho trovato difficile. Sul paziente ritengo che sia sempre più facile che sul modello, perché riusciamo ad avere più controllo della forza, è fermo, con cui abbiamo due mani, mentre sul modello con una devi tenere fermo, con l'altra devi lavorare. Però ho trovato che il sistema sia molto intuitivo, molto facile, molto semplice, ci vuole dell'acqua calda, dell'acqua fredda e alla fine il materiale termoplastico lo modelli nella maniera che decidi tu clinico che ti serva e questo avverrà con l'esperienza come tutte le cose.
poi abbiamo visto subito che lo stent, invece che tagliarlo, forse si può forare in alcuni casi per migliorare alcune caratteristiche, però queste vedremo domani che cosa decidiamo di fare. Perché infatti domani noi abbiamo, anzi hai due chirurgie, yes, abbiamo scelto di fare due chirurgie con che tipo di aspettativa hai per due chirurgie rispetto all'esperienza che hai fatto noi durante la sua guidata? Sai quali saranno le differenze tra la chirurgia guidata statica, cioè la statica, e quella che andrai a fare domani che sarà dinamica? Una chirurgia diciamo vincolata e una chirurgia non vincolata, possiamo anche dire, no? Allora, primo, ho la visione diretta di quello che faccio, assolutamente, cosa che sotto le guide chirurgiche, anche dopo anni di esperienza, quando vedi sparire una presa da 2,5 cm, dici accidenti, speriamo che la prima sia al posto giusto. E quindi questa è la prima cosa. E seconda cosa, uno dei due casi che ho scelto domani, l'ho scelto perché la paziente ha effettivamente un'apertura che con la guida chirurgica ha dovuto scegliere una soluzione con entrata laterale, quindi boccole aperte e tutta la problematica, diciamo, conseguenziale di questa cosa. E quindi mi aspetto di poter fare la chirurgia senza essere troppo invadente nei confronti del paziente. La cosa che sicuramente domani troverò difficoltosa sarà questo primo approccio a non guardare in bocca al paziente ma guardare il video. Questa cosa credo che sarà il passo più difficile. Poi, insomma, ci siamo tenuti nel limite della sicurezza, sono due casi che se non abbiamo una guida non necessariamente non li facciamo, cioè possiamo fare tecnica classica, avere un lembo. Si è previsto che ci dovrà essere domani, si potrà gestire, ma comunque per la sicurezza li potremo gestire anche il futuro di caso. Bene, io ti ringrazio di questa intervista. Noi chiaramente abbiamo un appuntamento di domani a chiusura dei due interventi per avere a caldo un'impressione, no, su quella parte di navigazione e computer qui da sulla dinamica. Assolutamente, ringrazierò Navident domani. Okay. Grazie. Grazie, grazie. Allora, Paolo, due interventi di chirurgia con il Navident, di cui entrambi sul terzo quadrante. Stato dicendo i pazienti e un impianto sul quarto del secondo paziente. Qual è la tua esperienza a livello di operatività data al lavoro di un estrozzo sul terzo quadrante? Allora, se parliamo dell'operatività di un esprimere sul terzo quadrante, ci limitiamo a questo, trovo che a causa della poca esperienza che io ho, che il fiduciario e il sistema principale di riferimento tra la, diciamo così, la base ossea che devo andare ad operare e il sistema di riferimento del fiduciario ci impongono delle posizioni di lavoro un po' particolari, associate alla difficoltà. C'è sicuramente nella curva di apprendimento di un certo tipo di operatività, guardando il video, guardando il paziente, rendendosi conto magari di quante volte abbiamo posizionato impianti in angolazioni diverse da quelle che avremmo voluto, perché guardavamo in bocca e guardavamo il video. Quindi di questo ci si rende conto immediatamente, ci siamo resi conto che forse con l'esperienza la posizione del fiduciario sempre dritta in centro, sia inferiore che superiore, non è la posizione migliore per il descrimane o per il mancino. Cambierà a seconda di dove sarà l'intervento da eseguire, quanto sarà ampio l'intervento, come apre la bocca al paziente, e queste sono tutte le cose che poi avevamo fatto anche l'esperienza con la chirurgia guidata. All'inizio magari pensavamo che possiamo fare tutto, poi ci siamo resi conto che avevamo. E credo che questo sistema abbia dei dubbi vantaggi, sicuramente degli dubbi vantaggi per quel che riguarda velocità, possibilità di interazione col paziente, possibilità di avere un campo operatorio libero, fondamentale,
perché se decidiamo di passare da chirurgia navigata a chirurgia classica lo possiamo fare in un attimo, con le chirurgiche magari dovevamo smontare le guide, fare cose più complesse. E trovo che sia molto buona il controllo che vorrei avere, assolutamente, e ho trovato appunto un po' così ingombrante il sistema all'esterno, nel senso che quando devi andare a lavorare sul terzo quadrante probabilmente la mia abitudine è quella di entrare in un certo modo, magari qualcuno ti guarda entrare in un altro modo, per cui il fiduciario perfettamente anteriore sta bene. In quel caso il suggerimento qual è? Quello di spostare il fiduciario sul lato opposto? Il suggerimento è quello di avvalersi di persone che insomma possano riuscire a capire quale può essere il nostro, diciamo, la nostra limitazione nell'approcciare quella posizione, quell'impianto messo in quella posizione, perché abbiamo visto che magari nel caso che abbiamo affrontato un'inclinazione del manipolo in una certa maniera non ci era possibile, cioè perché il fiduciario che andava ad abbracciare i denti sulla demiarcata opposta, che era un po' alto per renderlo rigido, andava a limitare la possibilità di inclinare il manipolo in questa direzione, quindi abbassarlo per inclinare la presa nella giusta direzione dell'impianto. Conoscendo questi problemi uno può, diciamo così, immaginare di impostare il lavoro diversamente e quindi trovarsi più comodo poi nella fase chirurgica, certo. Perché abbiamo visto che non possiamo neanche permetterci di andare a fare forze sui tessuti molli del paziente, se il tessuto molle del paziente ci muove già via, certo. E quindi dobbiamo essere in grado di gestire queste cose. Ma questo sarà un percorso che andrà fatto con l'esperienza e avvalendosi dei professionisti che sono in grado di spiegare queste cose. Paolo, grazie per l'esperienza. Io ringrazio tantissimo te e Navident di aver fatto questa esperienza. Ritengo che il sistema sia molto interessante. Abbiamo visto, se vuoi, anche per come vedo io questo tipo di cose, quali possono essere alcuni punti che dovrebbero essere sviluppati. E questo poi ci penserete, insomma, con i vari professionisti che si occupano di questo, ci penseremo se sarà il caso, vorrei dire che assieme a Navident per possibili sviluppi di questi sistemi assolutamente. Grazie mille e buon lavoro.